Buongiorno a tutti e grazie per essere venuti qui così numerosi, non ci aspettavamo così tanta gente, fa molto piacere. Questo panel di oggi pomeriggio è intitolato Spin Factor. Spin Factor, come ovviamente si può facilmente comprendere, prende il nome da una figura potremmo definire quasi mitologica, che è quella dello Spin Doctor, un ruolo, un mestiere che vuol dire tutto e vuol dire nulla. In Italia lo Spin Doctor è qualunque, a mio avviso, è qualunque consulente si occupi di comunicazione politica. È però una figura, un mestiere, una professionalità che viene da molto lontano. Le sue origini possiamo trovarle nel manualetto per le campagne elettorali addirittura di Quinto Tullio Cicerone, che fece per suo fratello che correva per le elezioni per il Senato molto molto tempo fa, quindi insomma è un ruolo che viene da lontano. Nel corso della storia l'abbiamo visto in diverse occasioni, soprattutto basta pensare alla propaganda di vari regimi democratici e non che si sono seguiti nella storia recente. Inizia a diventare professione nella seconda metà del 1900, dove in alcuni paesi, soprattutto i paesi anglosassoni e negli Stati Uniti d'America, iniziano a crearsi queste professioni di consulenti che si occupano di comunicazione politica, anzitutto in campagna elettorale. Spin Doctor prende il nome dallo spin, precisamente dall'effetto, che significa tecnicamente l'effetto che la pallina da baseball riceve quando viene lanciata. Questo è l'origine del nome dello Spin Doctor. E, ad esempio, nel mondo anglosassone Spin Doctor ha un significato ben preciso ed è il portavoce o il capo ufficio stampa, cioè quello che dà questo effetto alla notizia. Cioè, quando c'è una notizia, lo Spin Doctor è quello che deve darle l'effetto di cui ha bisogno. In America lo Spin Doctor invece è un ruolo completamente diverso, anzi è un insieme di ruoli, se vogliamo. Quando in America c'è questa usanza per i candidati presidente di mettere in un apposito sito internet l'elenco di tutti i consulenti che lavorano alla campagna e troverete pagine e pagine Word di consulenti, ciascuno con un ruolo diverso. C'è il campaign manager, c'è il campaign strategist, c'è lo stratega della campagna diviso dall'organizzatore, c'è lo stratega dei media, c'è il creativo, c'è lo stratega dei social media, c'è lo stratega del web, c'è lo speechwriter, il ghostwriter. Ci sono team enormi per ciascuno di questi settori che vi ho elencato. L'Italia, come spesso accade, invece ha una storia a sé. In Italia questa professione ha una storia particolare, più recente rispetto a questi altri paesi, più particolare. E noi qui abbiamo tre importantissimi esponenti di questo mondo degli Spin Doctor, chiamiamolo così. E ve li presento, sono Antonio Palmieri, che responsabile della comunicazione online di Forza Italia, che ha curato tutte le campagne di Silvio Berlusconi dal 1994 ad oggi. Non solo online. Non solo online, perché sennò poi svegliamo dopo. Ma come dico sempre, non sono qui per vendere, ma per regalare. Poi vi svelo il regalo che ho portato con me. Ha curato tutte le campagne elettorali di Silvio Berlusconi dal 1994 ad oggi. Quindi qui abbiamo un pezzo importante della storia delle campagne elettorali di questo paese. Andrea Marcolongo, che è storyteller e ghostwriter, che ha lavorato anche col presidente del Consiglio Matteo Renzi. Dino Amenduni, consulente politico dell'agenzia Proforma, tra le sue varie campagne ce ne sono moltissime, da Nichi Vendola, Matteo Renzi, Deborah Serracchiani, Michele Emiliano e altri ancora. Io partirei da Dino e farei subito un giro. Siamo arrivati a dire che l'Italia ha appunto una storia a sé, anche per quello che riguarda gli Spin Doctor. Io a voi voglio chiedere cos'è lo Spin Doctor in Italia e poi voglio chiedervi specificamente
qual è il vostro ruolo? Abbiamo visto che spin doctor vuol dire tutto e nulla, ci sono decine di professionalità che si occupano di comunicazione politica in Italia. Voi cosa fate? Buon pomeriggio prima di tutto. Io non sono tanto d'accordo con la tua definizione per cui lo spin doctor è tutto e nulla o comunque tutte le diciamo, categorie della consulenza politica possono essere racchiuse in questo cappello. Secondo me lo spin doctor, almeno dal punto di vista teorico, è un ruolo differente. In teoria succede a volte, succede in modo discontinuo. Lo spin doctor è slegato da un punto di vista sia organizzativo che creativo dagli altri gruppi di lavoro. Cioè lo spin doctor dovrebbe avere un rapporto con il candidato sostanzialmente uno ad uno, di consulenza permanente. Volendo diciamo, trovare una sorta di definizione atipica, lo spin doctor è il consulente politico che non può spegnere il telefono. Cioè colui il quale deve essere reperibile in continuazione per qualsiasi tipo di problema. Ed è per questo che io penso che questo tipo di ruolo, quando viene interpretato, non possa essere interpretato per più di un candidato alla volta, affinché sia fatto bene. Se ci atteniamo a questa definizione teorica, sostanzialmente di spin doctor puri in Italia io non ne conosco, cioè di persone che riescono a fare solo questo e solo per un candidato per volta. Già nella circostanza in cui io mi ritrovo in questo momento, come da un punto di vista professionale, sto seguendo due campagne elettorali in modo intensivo. Per una ho un ruolo più strategico e per un altro un ruolo più tecnico. Nessuno delle due posso definirmi spin doctor. E allo stesso tempo appunto svolgo ruoli in buona parte differenti, alcuni a livello di profondità, a livello di ragionamenti, a livello di strategia, a livello di analisi dei sondaggi. E altra cosa, mancando quindi una delimitazione chiara del confine della tua attività di consulenza, anche le richieste del committente non sono mai uguali una all'altra. Può capitare di lavorare solo sui social media, anche se sempre più raro, può capitare di lavorare solo sulla creatività, come agenzia Proforma abbiamo fatto tante campagne facendo solo manifesti, ora anche qui è sempre più difficile che ci chiedano solo la creatività, però è capitato, in primi anni è capitato tante volte. Può capitare di fare solamente il training per le presenze televisive, o può capitare di mescolare questo tipo di consulenze sulla base dei bisogni, anche sulla base delle fasi di campagna elettorale, perché magari ci sono delle esigenze che emergono in corsa, che tu non avevi progettato, che magari nel contratto di consulenza non erano previste e ti ritrovi a fare, o novità non prevedibili in corsa, magari hai bisogno di andare su determinati mezzi su cui non riesci ad andare, quindi ti affidi dei consulenti esterni. Possono capitare diverse cose qui. I punti su cui, appunto, facendo una chiusa, i punti su cui possiamo secondo me essere abbastanza d'accordo, poi anche Andrea e Antonio chiariranno meglio, sono appunto i due con cui ho iniziato. Cioè lo spin doctor è l'unico della galassia della comunicazione politica, è l'unico che non si può permettere il lusso di essere irreperibile, e questo non è una cosa che tutti quanti i consulenti politici hanno come dovere. E la seconda cosa è che non esiste secondo me in Italia alcuno spin doctor puro, cioè che va nelle campagne e fa solamente questo. Tutti i consulenti politici sono chiamati dinamicamente a dover adattare le proprie competenze a situazioni diverse, sia tra candidato e candidato, sia durante una diversa fase della campagna elettorale. Io mi presento, sono appunto Andrea Colongo, mi definisco una storyteller, questa è la mia professione. E vi ringrazio il festival per avermi invitato quest'anno, perché questo 2015-2014 sono stati anni in cui la parola storytelling è diventata quasi un mantra. E quindi sono particolarmente contenta di essere qui oggi per raccontare esattamente in cosa consiste la mia professione di storyteller. È vero, io sono consulente di comunicazione politica, esercito l'attività di storyteller applicata alla politica, e quindi mi va proprio di fare chiarezza e di raccontare cosa faccio nel dettaglio. Per riagganciarmi alla tua domanda, se io mi sento o meno una spin doctor, sì, mi sento per le due caratteristiche che hai detto tu: non posso permettermi di spegnere il cellulare, quasi mai. Questo perché, ora mi ricollego appunto al tema dello storytelling, su cui c'è secondo me grandissima confusione, soprattutto in Italia. Io mi sono formata in Francia con Christian Salmon, dove la professione è particolarmente definita, chiara. Viceversa, qui anche tu Giovanni mi hai presentata come speech writer. Storytelling, sì, mi capita di scrivere discorsi, così come mi capita di dare consigli in merito all'abbigliamento, al font da utilizzare, quindi è una professione particolarmente ampia. Io ho coniato definizioni mie,
che sono essenzialmente due. La prima, che riguardo a ciò che faccio, è costruire ed esaminare la distanza che esiste tra la realtà e la realtà percepita. Una la prendo in prestito da un poeta che è Coleridge, che è quello di creare durante una campagna elettorale una sospensione provvisoria della credulità. Ciò che faccio esattamente nel concreto, ovvero lo storytelling applicato alla politica, è questo, cioè costruire una strategia di identità, una storia, una narrazione, un'identità del candidato che sia più in linea possibile con l'identità collettiva degli elettori. Quindi storytelling non è una questione soltanto di parole, belle frasi, tweet, hashtag, discorsi, tutto questo fa parte, dalla camicia bianca alla montatura di Matteo Renzi, alla montatura degli occhiali di Hollande, questi sono tutti elementi. Lo storytelling è proprio una strategia narrativa narrativa di costruzione dell'identità del candidato, che poi si viene declinata appunto in tantissimi modi. Vorrei oggi parlarvi poco di parole, di discorsi politici e molto più d'altro, di storie. Beh, io anch'io ringrazio per avermi voluto qui a questo festival. Mi complimento perché siete qui pazientemente numerosi. Quanti di voi si occupano di campagne elettorali? Nessuno. Amatoriale, sì, anche per il condominio. Ok, grazie. Tutti gli altri, a parte il mio amico Giorgio Giorgini, sono fan di Andrea, quindi questo l'abbiamo già acclarato. La mia storia è peculiare, nel senso che ogni storia umana lo è, ma la mia vicenda legata a questa cosa qui, vi ho detto che non sono qui per vendere ma per regalare, questo è un libro che non si trova in commercio, lo dico subito. È un libro semiclandestino che racconta, che ho fatto con alcuni amici per raccontare le campagne elettorali nostre, cioè di Forza Italia, del PDL e di Berlusconi, dal 94 al 2010. È un libro che è uscito in libreria nel 2011. Ed è sostanzialmente la mia vita, cioè un pezzo della mia vita, perché sennò mia moglie mi picchia, giustamente, essendo lei il mio capo. Perché la nostra storia è quella di una, non della Spectre, come normalmente viene dipinta la nostra iniziativa di comunicazione, ma di un capobottega rinascimentale, tardo medievale, che mette assieme attorno a sé un gruppo di artigiani. Allora, a me è successo di fare tutto nella campagna elettorale, tutte le cose dette, l'unica cosa che io non ho mai fatto è stato il rapporto quotidiano con i media, diciamo, per dirlo con una parola, con un paragone antico, il Bonaiuti non l'ho mai fatto, infatti c'era Bonaiuti, o il Filippo Sensi non l'ho mai fatto, infatti c'è Filippo Sensi. E la nostra storia è la storia di una realtà politica che non si affida ad agenzie. Noi non ci siamo mai affidati a agenzie, ma appunto il nostro metodo di lavoro è sempre stato questo, il padrone della bottega artigiana che attorno a sé ha questo manipolo di persone con le quali condivide una storia comunicativa. E l'ho detto, e con questo chiudo il primo giro, non prima di aver dato i miei regali, l'ho detto l'altro venerdì a una iniziativa sempre fatta da loro, ho parlato delle notti passate ad Arcore, con Berlusconi e con Bondi, scrivendo i testi dei nostri spot, quando si potevano usare gli spot. Sapete che attualmente, cioè dal 2000, non si possono più usare gli spot sulle TV nazionali e sulle radio nazionali, e ho visto un certo stupore, così come quando ho raccontato loro che il manifesto, voi siete per gran parte abbastanza giovani, ma il manifesto della campagna 2000-2001 delle 3I, inglese, impresa e internet, per una scuola che prepari davvero al futuro, è nato sul tavolo della cucina di Arcore, e lì l'uditorio, che era composto da giovani ormonali, ha avuto un moto di entusiasmo pensando a chissà quali imprese sul tavolo, ma in realtà trattavasi semplicemente del fatto che io sono arrivato con la proposta del manifesto che conteneva 4 I, perché c'era anche italiano, e Berlusconi ha detto no, togliamo l'italiano, perché è ovvio, noi andiamo a proporre il nuovo. E quindi il nuovo nella scuola, parliamo del 2000, era l'impresa
l'internet e l'inglese. Ciò detto, chiudo il regalo. Allora, dicevo, il libro è introvabile, quindi una copia per Andrea Savasandir. Siccome Dino l'ha già avuta e so che lui la usa a casa perché ha un tavolino che ha, allora, siccome so che ne ha un altro di tavolino, mi sono permesso di portargli questo che è altrettanto raro, poi le tre copie sopravvissute, secondo Lorenzo ce l'hai già. Io ce l'ho. Quindi le tre copie qui verranno estratte a sorte tra chi tra voi avrà la capacità di resistere fino alla fine con noi. Per Dino ho portato questo che è ancora più introvabile, che era l'agendiario che noi facemmo anche con, appunto, con Giorgio, per i primi, si intitola I primi vent'anni con Silvio e si riferisce al 2014, poi gli eventi del 2014 ci hanno sopraffatto di fatto, perché capite, insomma, non ti ricordare tutto quello che è successo in quel tempo, però qui, e quindi Dino, questo è un oggetto preziosissimo, ce ne sono circa 3.000 copie in Italia, non numerate, quindi non, però insomma, qui c'è l'agenda sostanzialmente del 2014, però ogni mese è tipicizzato con un pezzo del racconto dei 20 anni della nostra storia. E quindi io adesso mi alzo per consegnarglielo ufficialmente, credo che se volete potete anche fare un applauso, non a me, non all'agendario, ma a Dino, perché se lo merita, e così possiamo passare alla seconda domanda. Io vado a consegnare, vai di larga intesa. Come rovinare una brillante repubblica. Faccio un selfie. Grande. Grazie. E, anzitutto è stato un bel primo giro. Mi prendo qualche osservazione di Dino che in realtà in parte condivido, nel senso... Io considero lo Spin Doctor... Che la parola spin doctor in Italia significhi poco, perché la sua definizione è assolutamente corretta dal punto di vista teorico, come ha detto lui. In Italia però abbiamo visto, appunto per questo, la professione di spin doctor in Italia, sia chiaro, non è regolamentata, non esiste la professione spin doctor, e appunto per questo in Italia chiunque si può definire spin doctor e molti non spin doctor si definiscono tali. Quindi, a mio avviso, essendoci una specializzazione ormai molto dettagliata del ruolo e delle professioni in comunicazione politica, io prediligo quel tipo di caratterizzazione lì. Mi piace chiamarmi stratega della comunicazione o chiamare il campaign manager, lo storyteller, storyteller e via dicendo. E detto questo, prendendo la definizione correttissima di Dino, c'è secondo me uno spin doctor vero in Italia, che è Filippo Sensi. Quella secondo me è una figura che può corrispondere all'identikit, mettiamola così. Cioè una persona che lavora sul candidato in un contesto di comunicazione permanente, che è quella a cui siamo arrivati oggi, dopo un bel po' di anni. Quando parlo di comunicazione permanente cito sempre un aneddoto che a una conferenza di qualche anno fa raccontò Matthew Dowd, che era il capo il chief strategist, cioè il capo della strategia della campagna di George Bush. Alla domanda quando ha iniziato a lavorare alla rielezione di George Bush, la sua risposta è stata: il primo memo strategico per l'elezione di George Bush del 2004 l'ho fatta il giorno prima dell'inaugurazione della presidenza Bush nel 2000, per darvi un'idea di quanto sia davvero permanente ormai la campagna. Comunque, io vorrei ripartire da Andrea, che ci teneva molto a sottolineare il suo ruolo e quello dello storyteller. Quanto contano oggi le storie in politica? Questa è la domanda che vi voglio fare. Quanto contano le storie in politica e quanto sono vere le storie che vengono raccontate? Lo chiedo a tutti, partirei da Andrea. Credo che per i tempi che stiamo vivendo oggi, le storie in politica siano fondamentali. Mi piacerebbe citare, per esempio, lo slogan che fu quello di Bill Clinton nel 1992, che parlava dell'economia. Quindi,
è l'economia stupido, fu questo suo claim. Attualmente io direi è la storia stupido, ovvero come provocazione. Viviamo ora una situazione politica particolare, per cui è una situazione di doppio potere. Da un lato c'è l'Europa, che si trova ad essere un volto, che ha una storia anonima, senza volto, un potere lontano anche fisicamente, quindi in sede di Bruxelles, Strasburgo. Quindi c'è il potere europeo percepito come lontano e senza storia. Viceversa ci sono i governi nazionali che vivono attualmente le storie. Quindi io trovo sia fondamentale attualmente per la politica non solo italiana, europea e mondiale, il valore delle storie. Tu mi chiedi quanto sono vere le storie? Chiedo anche quanto sono vere. Certo, io appunto tra le mie definizioni dico: tolti i fatti, tutto il resto è narrazione, ma i fatti ci devono assolutamente essere. Quando prima io definivo lo storytelling come la distanza tra la realtà e la realtà percepita, la realtà ci deve essere. È un lavoro molto sottile, mi è piaciuta la tua riflessione sul ruolo dello spin doctor in Italia, in quanto io mi sento storyteller, che ne conosco pochi attualmente in Italia che fanno solo questo, come faccio io, applicato alla politica, che è un lavoro, come dicevo appunto, chirurgico quasi, che richiede tantissimo tempo, perché la realtà percepita non la percepiamo noi qui dentro che ci occupiamo di politica, ma è la realtà là fuori delle persone che percepiscono cose diverse. No, io chiamo per esempio il lavoro che faccio, il mio ruolo è quello di uscire dalla bolla della comunità, cioè dalla politica, e andare fuori, uscire da questa bolla e capire quanto del candidato là fuori viene percepito e viceversa cosa gli elettori vorrebbero appunto ascoltare. Beh, diciamo sempre ragionando per tweet, perché è la forma del ragionamento della politica oggi, e la realtà viene comunque sempre prima della comunicazione, questa è la mia esperienza. Ripeto, l'esperienza di chi non ha fatto mai il Bonaiuti o il Sensi, ma ha fatto tutto quel tipo di lavoro che qui, così cominciamo a far vedere il premio, sono qui, sono ovviamente molte immagini e poche parole, perché anche potete aspettarvi un trattato, ma ci fu un'intensa produzione basata su tre aspetti, e quindi il tema della verità. Allora, il primo punto è il leader, nel nostro caso, che è un testimone e non un testimonial. Cioè, questo credo che sia il punto di partenza ineludibile per qualsiasi competizione elettorale. Tu funziona il candidato apicale se è un testimone, cioè se è quello che incarna quello che viene a proporre. Se è un testimonial, voi sapete qual è la differenza evidentemente, cioè un signore e una signora pagata per vendere un prodotto, non va. Il secondo punto con la nostra storia è connessa è un leader, un programma, un linguaggio chiaro, semplice, diretto e concreto. Questo è il segreto della nostra comunicazione dal 94 al 2013. Poi io non chiedo di condividere i contenuti del programma né di condividere il leader, evidentemente, ma condivido invece con voi questo, che è proprio l'ossatura sulla quale noi abbiamo costruito il nostro lavoro. E consentitemi una battuta che qui c'è nella mia introduzione, che è una delle poche parti appunto scritte, 4 pagine, non di più. E se realmente Berlusconi avesse dominato la comunicazione come gli è stato attribuito, non avrebbe avuto senso l'immenso sforzo che abbiamo fatto, a parte i soldi spesi, ma l'immenso sforzo di continuare a produrre comunicazione durante le campagne elettorali. E chiudo dicendo, sempre in forma twittologica, quelli che sono stati i due grandi errori che noi abbiamo fatto in questi ultimi 14, diciamo, dal 2001, da quando siamo andati al governo in modo stabile, fino al 2014. I due grandi errori che abbiamo fatto noi, e che mi sembra che Matteo Renzi invece non stia facendo, avendo studiato molto, essendo un ragazzo di buoni studi, Telemaco ha imparato da Ulisse, insomma, come ci si deve comportare.
Sono stati questi. Il primo, smettere, una volta andati al governo, di comunicare direttamente noi. Cioè, di comunicare direttamente. Noi abbiamo smesso di fare campagne di comunicazione. Il Premier si è sostanzialmente sottratto ai luoghi del dibattito, dell'approfondimento televisivo, tant'è che poi nel 2006 e poi nel 2013 ancora ci fu quel grande tour mediatico che andava a recuperare spazi non usati negli anni passati. Quindi se tu taci di te, gli altri raccontano di te. E gli altri normalmente, che non sono tuoi amici, ti raccontano ovviamente dal loro punto di vista. Il secondo grande errore che noi abbiamo fatto dal 2009 è stato quello di non presidiare la comunicazione, la nostra presenza comunicativa nel mondo, e quindi far sì che le fonti di tutti i media degli altri paesi fossero i nostri media. E questo lo dico al di là della considerazione che i giornalisti sono tutti di sinistra, questo poco importa. È un fatto, diciamo così, tecnico-comunicativo. Cioè, nell'era globale, tu sei obbligato, secondo me, un premier di un grande paese, a presidiare la tua comunicazione nel mondo, specialmente nel momento in cui la tua reputazione, guardate bene, non l'immagine, la tua reputazione, è messa costantemente sotto attacco in modo infamante. Anche qui non vi chiedo di condividere il contenuto. Vi porto a ragionare, se volete, sul metodo. E quindi, da questo punto di vista, e chiudo, non aver presidiato la presenza berlusconiana e del suo governo nei media esteri è stato un grande errore, che ha danneggiato non solo noi, ma io credo ha danneggiato anche il nostro paese, mettendolo in una condizione di minorità nel consesso internazionale. Quindi questo è. E da questo punto di vista, quindi noi diciamo che nella campagna elettorale, nel momento della comunicazione, abbiamo tendenzialmente sempre detto la verità. Tutta la verità, nient'altro che la verità. Ma io vorrei fare una domanda nello specifico prima di passare la parola a Dino. Quando si pensa a storytelling, nella storia italiana secondo me si pensa a una storia italiana, il libro di Berlusconi, sì, della campagna del 2001. Quanto ha pesato e come nasce? Allora, nasce così. Allora, quanto ha pesato, non lo so. Quanti di voi conservano gelosamente a casa nel reliquiario una copia della storia italiana? Bravi. Allora, già quelli che hanno alzato la mano concorrono per il sorteggio da posizione avvantaggiata. Una storia italiana, sapete tutti cos'è, anche coloro i quali non erano nati quasi, sì, sapete tutti, si può anche non sapere, ok. Nasce in questo modo, semplicemente per questo motivo. Allora, noi abbiamo lavorato per tanti anni con un tavolo di lavoro permanente per una campagna elettorale ininterrotta che è partita alla fine del 1998 e aveva come obiettivo le elezioni politiche del 2001. Quindi con un gruppo di lavoro grosso modo sempre lo stesso, che ogni settimana faceva si riuniva per fare il lavoro e fare gli step progressivi della comunicazione elettorale. A un certo punto su Rai 2 c'è una trasmissione che si chiama Satiricon, c'è un conduttore che si chiama Luttazzi, c'è un ospite che si chiama Marco Travaglio. E durante quella puntata vengono fatti pesantissime accuse a Berlusconi di collusione con la mafia. Allora, la riunione successiva del nostro tavolo, chiaramente l'impatto è ovviamente non solo legato a quei milioni pochi che hanno visto in diretta la trasmissione e che probabilmente erano politicamente già orientati, chi la vedeva perché tifava per quella parte, e gli oppositori che tifavano per insultare dal divano di casa. All'epoca non c'erano i social che consentivano di insultare, diciamo così, quasi direttamente, quindi uno si limitava a buttare la lattina di birra contro la televisione. E quindi ebbe però un grande risalto su tutti gli altri media e sulle trasmissioni che lo rimandavano in onda, per cui ha un effetto valanga potenziale importante.
E da qui la decisione, presa in fretta e furia, di fare una storia italiana, cioè di contrapporre a quella narrazione falsa la storia vera di un uomo, e stante che viviamo nell'era della personalizzazione e della leaderizzazione, la cosa migliore era raccontare quell'uomo in una forma popolare, una forma pop. Da qui quel lavoro al quale appunto io di quello io mi occupai, diciamo così, della logistica, perché ne spedimmo 18 milioni di copie, producendole in un tempo veramente molto molto breve. Bondi curò la stesura dei testi, impacchettò il contenuto del prodotto, e ci fu quella cosa inedita nella nostra storia. Chi ne volesse qualche copia, io ne ho ancora, quindi basta contattarmi. Ok, allora per Torino, per l'edizione di Torino, porterò come regalo una copia della storia italiana, e le altre saranno poi messe all'asta per provvedere alla pensione dei miei nostri nipoti, eccetera, eccetera. Sì, volevo aggiungere un paio di cose sempre riguardo alla domanda che mi hai fatto tu, Giovanni, perché chiama in causa proprio il mio lavoro, ovvero quanto sono importanti le storie oggi. Io delle volte dico che alle urne viviamo tempi qui alle urne che siamo quasi personaggi siamo tutti Madame Bovary, ovvero vogliamo delle storie attualmente. Le campagne elettorali, per la loro natura cross-mediale, ormai sono diventate, segnate dai sondaggi costanti, sono diventate come degli episodi delle serie TV. Il leader politico, gli elettori vogliono toccare concretamente il leader politico, farsi i selfie con lui, portarsi a casa un pezzo di storia. Vincere vuol dire essere creduto, e continuare a governare vuol dire continuare a godere di quel credito di fiducia che ci si è guadagnati alle urne. Quindi per me questo riguarda la domanda numero uno. Riguardo la domanda numero due, ovvero quanto le storie siano vere, mi viene in mente quella che lo storyteller di Obama definì la sindrome del mago di Oz, ovvero dopo il 2008, dopo la vittoria di Obama, ci fu un pellegrinaggio generale negli Stati Uniti dei comunicatori alla ricerca, per imparare appunto il metodo a raccontare il metodo di raccontare storie, perché anch'io cioè la vittoria di Obama fu proprio questa, fu proprio la storia giusta al momento giusto che ogni americano voleva sentirsi raccontare. E appunto la risposta fu, si iniziò a percepire il fatto che lo storytelling potesse essere una via d'uscita, o come dire una panacea rispetto a programmi politici deboli o inconsistenti, e non è così, ci devono essere i fatti, ci deve essere la realtà. Io la definisco talvolta la sindrome delle mille e una notte o di Shahrazad, ovvero se mancano i fatti, il leader politico è costretto a raccontare ogni giorno una storia diversa per non essere condannato a morte, ma terminate le mille e una notte, la condanna è definitiva. Perché viene ad esaurirsi il credito di fiducia nella storia che sta raccontando, perché la storia, lo storytelling non è una questione di libri, di discorsi o di quant'altro, è un insieme di tutti questi elementi, è un'arte performativa, la definisco io, cioè la storia deve essere concretamente messa in atto, non soltanto scritta, twittata o raccontata. Allora, le storie contano, le storie sono vere. Le storie contano, secondo me, contavano anche prima che si parlasse di storytelling, cioè magari erano meno categorizzabili dentro una cornice, appunto, lo storytelling dello storytelling, cioè raccontiamo il fatto che bisogna raccontare le storie. Anche volendo usare una provocazione, anche Berlinguer era un ottimo storyteller. Però non si poteva dire, se lo dice adesso è blasfemia, però da un punto di vista tecnico è così. Manca sono molto l'uso. D'accordo con Antonio Palmieri quando dice che la realtà precede le storie. Io aggiungo un'altra cosa: la politica precede la comunicazione, la politica precede i comunicatori, la politica precede lo storytelling, e deve andare sempre così, e speriamo che vada sempre così, lo dico alla comunicatore. E quindi dentro questo ragionamento c'è un altro, cioè che dobbiamo non prenderci tanto sul serio come consulenti politici, non dimenticarci che il nostro ruolo all'interno di una campagna elettorale o di una strategia di comunicazione istituzionale, secondo me, è molto limitato rispetto al risultato finale. Io quantificherei intorno al 5-7% le campagne elettorali che un consulente politico col suo lavoro può in qualche modo modificare nel risultato finale. E quindi
dobbiamo considerare questo pezzo del nostro ragionamento come una sorta di ciliegina sulla torta, preziosissima, strategica, scientifica, quello che volete, però dobbiamo fare i conti con la realtà, dobbiamo fare i conti con questo aspetto qui. Detto, fatta questa, secondo me, opportuna premessa, bisogna aggiungere altri due ragionamenti. Il primo è un dato che io porto sempre con me, che cito ogni volta che posso, cioè il fatto che il 47% degli italiani è analfabeta funzionale, dato OCSE del 2011, quindi quando noi facciamo un'azione di comunicazione qualsiasi, politica, commerciale, interpersonale, quando noi scriviamo un articolo sul giornale, sul blog, quando scriviamo un post su Facebook, quando facciamo un qualsiasi atto di comunicazione, dobbiamo sapere che c'è quasi il 50% di possibilità che la nostra intenzione non arrivi all'obiettivo finale. Questo è, secondo me, l'elemento più sfidante del lato dello storytelling, cioè far sì che ti capisca il maggior numero di persone possibili, perché quel dato è un dato ovviamente che da un punto di vista sociale è un dato inquietante, da un punto di vista della nostra professione è un dato che non va giudicato, è un dato che hai lì, ci devi convivere e devi arrivare comunque all'obiettivo, non possiamo permetterci di dire no, vabbè, siccome gli italiani sono analfabeti, allora non faccio le campagne elettorali. Questi aspetti vanno tenuti secondo me in considerazione, le storie contano meno della politica, secondo me le storie contano meno dei dati, cioè se io avessi un euro da spendere pagherei un sondaggista, non pagherei uno storyteller in questo momento. Purtroppo devo fare questo ragionamento perché si vive in condizioni di risorse economiche limitate, per cui è chiaro che è meglio averne due, però se dovessi buttare la moneta in aria probabilmente vorrei dati giornalieri piuttosto che avere una persona specializzata, per quanto ovviamente meglio che se c'è rispetto a che non c'è. Dobbiamo ricordarci sempre per la questione legata al fatto che non ci dobbiamo prendere troppo sul serio, che tu dicevi, le pagine, i siti internet dei consulenti americani ci riempi fogli Word, in Italia forse ci riempi un tweet, un post di Facebook. Dobbiamo convivere sempre con una questione di scarsità di risorse. Però ci sono storie che possono modificare, appunto quel 5-7%, 10%, voler essere ottimisti, ci sono delle storie che possono essere determinanti. Io ne cito due esempi, tutte e due che riguardano la nostra agenzia. Una è la campagna di Renzi del 2013, delle primarie del PD, l'Italia cambia verso. Risultato straordinario, se io dicessi che Renzi ha vinto per merito, di Proforma, sarei un pazzo furioso. Non è quello il caso, via. Abbiamo fatto un buon lavoro, ma avrebbe vinto comunque. Una campagna elettorale dove invece il lavoro, secondo noi, è stato determinante, una campagna che da un punto di vista nazionale non è tanto conosciuta, dal punto di vista tecnico però, una campagna di cui andiamo più orgogliosi, che è la seconda di Emiliano nel 2009. Emiliano aveva fatto un ottimo primo mandato, si è ritrovato un anno dalle elezioni con 10 punti di svantaggio nei sondaggi, ha iniziato la campagna un anno prima, cosa che in America è la regola, in Italia è l'eccezione più totale, e lì la storia c'era, dovevamo raccontarla, la storia di un mandato, di cose ben fatte, di cui i baresi non avevano la minima percezione. E lì c'era la questione andare avanti e andare o tornare indietro, perché il nostro avversario era l'ex sindaco, e qui poi aggiungerò un altro pezzo del ragionamento, e lì la storia era appunto giocata su questo doppio binario. E c'è stato un episodio che ha fatto scatenare tutto, cioè la riapertura del teatro Petruzzelli, che era stato chiuso, un rudere per 17 anni, il teatro era pronto, era tecnicamente pronto, bisognava solo aprirlo, e ci fu uno scontro molto forte tra Emiliano, che voleva riaprirlo, anche per motivi elettorali chiaramente, e Fitto, che invece non lo voleva far aprire subito per altrettanti motivi elettorali. Quando i baresi hanno avuto la percezione del fatto che il teatro fosse pronto e che la mancata riapertura fosse legata esclusivamente a motivi elettorali, lì è iniziata la rimonta. E c'è un altro pezzo quindi che aggiungo, tra storytelling, realtà, politica, dati, c'è un'altra componente che è la tattica, cioè il giorno per giorno. Si può raccontare una storia se hai una strategia, oltre se hai dei fatti chiaramente, ma la storia va manutenuta ogni giorno. La manutenzione della storia è quotidiana, è la tattica, cioè il reggere la rassegna, svegliarti alle 6 della mattina, leggere la rassegna stampa e avere alle 9 già l'idea di dove devi andare a sbattere la testa, dove andare a puntare, secondo me vale quanto, se non addirittura di più, della costruzione di una storia. Se le storie sono vere, io ti posso dire da consulente cosa vorrei, poi non è detto che sempre funzioni. Per me raccontare storie false in questo momento non ha alcun senso, perché la possibilità di decostruirle è troppo forte. La possibilità che ognuno di noi online possa mettere la pulce nell'orecchio, possa fare fact-checking nella sua modesta nicchia di contatti, rende secondo me per un comunicatore assolutamente sconsigliabile inventare le storie o esasperare delle storie. Altro aneddoto che mi piace raccontare,
tra il 2005 e il 2010, cioè tra il primo e il secondo mandato di Vendola in Puglia, sono usciti tanti editoriali, ma tanti, di giornalisti che teorizzavano che un leader politico che aveva l'orecchino, che aveva quella storia lì, avrebbe spaventato determinati segmenti elettorali. Allora, se io dovessi entrare nella logica dell'analisi di quel pezzo di storia, avrei dovuto pormi il problema: questo orecchino va bene o non va bene? È un tema che noi non ci siamo mai, di cui non ci siamo mai interessati. Se quell'orecchino è biografia, la biografia va rispettata, e qualsiasi consulente politico cerca di violare con la biografia, secondo me rende un cattivissimo servizio al politico. Quindi per me le storie contano, ma non le metterei al primo posto delle priorità della comunicazione politica. Le storie sono vere, secondo me devono, premesso che non tutto fa capo alla comunicazione politica e ai consulenti politici, devono perché in un momento in cui il 3% degli italiani si fidano dei partiti è assolutamente inutile raccontare storie false, e devono perché è troppo facile per chi sta dall'altra parte sbugiardarti e trasformare quindi una ipotetica buona idea in un boomerang. Ok, abbiamo citato più volte gli Stati Uniti d'America, come avete visto. Andrea citava l'esodo dei consulenti italiani verso la campagna di Obama. Io tra l'altro sono uno di questi, ho fatto un mese volontario alla campagna di Obama a Filadelfia, dove ho fatto il porta a porta vero 7 giorni su 7 per un mese. È stata una bellissima esperienza. Comunque il vero segreto della campagna elettorale di Obama è un'esperienza che consiglio tra l'altro a tutti, e veramente consideratela. Però legato all'America c'è una riflessione che volevo fare, cioè la si cita spesso quando si parla di Spin Doctor, soprattutto adesso che c'è House of Cards che impazza. Quanto l'America è un modello per la comunicazione politica in Italia? Molti lo considerano quello che succede in America, dopo 10 anni verrà utilizzato anche da noi. Quanto è un modello e quanto invece è un caso a parte da studiare, da leggere, senza però necessariamente importarlo? È un discorso che vorrei portare legato un po' al futuro della comunicazione politica, perché in America il presente della comunicazione politica sono i big data, sono il micro-targeting portato all'estremo e i big data. Per dirvi, Jordan Lieberman, che è un consulente molto importante specializzato in micro-targeting e legato ai repubblicani, in un'intervista che gli ho fatto mi raccontava, quando gli ho chiesto quale sarà il futuro delle campagne elettorali in America, lui mi ha detto saranno le pubblicità televisive targetizzate. Significa che si compra lo spazio televisivo e in base alla singola persona, in base alle abitudini e alla traccia che c'è dello zapping che questa persona fa nel corso della propria vita in televisione, questa persona viene catalogata all'interno di alcuni, insomma, viene definita, viene profilata in base alle proprie abitudini. Compare la pubblicità televisiva più adatta a questo tipo di target. Quanto questo è un modello e quanto invece è semplicemente un caso da studiare? È questo il futuro? Sono i big data e il micro-targeting portato all'estremo il futuro? Oppure c'è un caso sulla comunicazione politica italiana fatto di maggiore creatività, maggiori narrazioni? Come la vedete voi? Partirei dal dottor Palmieri. Noi abbiamo sempre guardato e studiato gli americani. E ovviamente i cinesi dicono che copiare è imparare, no? Però non è che uno guarda, copia, non funziona. Uno vede le similitudini, io vedo, credo, una similitudine, diciamo così, di natura storico-filologica, insomma, si può ben dire a quest'ora. È questa: nel momento in cui in Italia nel 1993, sempre anno nel quale la stragrande maggioranza dei presenti non era quasi ancora nata, viene introdotto l'elezione diretta per il sindaco, cioè per la prima volta si vota la persona. Da quel momento poi, nel 94, arriva Berlusconi, arriva Forza Italia. Ricorderete, si dice sempre così retoricamente, ricorderete il famoso dibattito da Mentana, Occhetto, Berlusconi, domanda di Mentana, segretario Occhetto,
Se vincete voi le elezioni, chi sarà il Presidente del Consiglio? Risposta di Occhetto. Allora, ci riuniremo, valuteremo, decideremo. Stessa domanda ovviamente a Berlusconi. Presidente Berlusconi, risposta, ovviamente io. Allora, ma non perché nella filosofia del che pensi mi, nel cambio di paradigma che si imponeva anche alle elezioni politiche nazionali, per il fatto che c'era un candidato premier che si sapeva dall'inizio della campagna elettorale che sarebbe stato lui andare a rappresentare quel pezzo di elettorato che lo avesse scelto. Nel 2001, noi abbiamo, 2000-2001, abbiamo messo per la prima volta il nome di Berlusconi nel simbolo elettorale. Perché l'abbiamo messo? Perché sempre che pensi mi? No, perché siccome il simbolo era nuovo e l'elemento unificante era il candidato premier, che si chiamava Berlusconi, facemmo fatica a convincerlo del fatto di mettere il cognome nel simbolo, so che vi potrà sembrare strano, ma è così, e lì significava mettere sulla scheda elettorale un punto attrattivo chiaro per l'elettore, anche perché nel 96, al di là dei trucchi nei collegi con la desistenza o quant'altro, siccome nella parte che ricorderete con Mattarellum per tre quarti collegi maggioritario, noi avevamo anche lì un simbolo nuovo che era rimasto in giro per pochissime settimane, molti elettori, non ritrovando un simbolo abituale, rimasero confusi, tant'è che nel 96, nella parte proporzionale, cioè dove c'erano i simboli, dal loro Polo della Libertà prese più voti in termini assoluti di tutti gli altri. Allora, il punto è questo. Quindi il modello americano è legato all'elezione diretta, che noi abbiamo imposto, tra virgolette, forzando la Costituzione, che non prevede tuttora l'elezione diretta del Premier, ma tutti siamo convinti di andare a eleggere direttamente il Premier, anche se non è formalmente così. Tant'è che noi come argomento retorico utilizziamo il fatto che Renzi sia il terzo Premier non eletto dagli italiani. Cosa, diciamo, formalmente sbagliata, perché appunto non è così per la Costituzione, ma in realtà giusta e vera dal punto di vista comunicativo e dell'impatto che ha nella testa e nella pancia di ciascuno di noi. Chiudo quindi dicendo questo, vedendo come funziona da loro e, come ho detto prima, avendo un triplice asse, il leader testimone, il programma e il linguaggio chiaro, semplice, diretto e concreto, ciò vuol dire che ti sforzi di usare ogni mezzo di comunicazione. Qui nel libro, infatti il libro è diviso in 9 capitoli, in 9 strumenti di comunicazione dal logo a internet, di usarlo ogni strumento per la propria grammatica, per la propria sintassi, per cui il manifesto, il 6x3, è fatto di meno tasse per tutti, 4 parole, più il logo, più per la prima volta in Italia l'indirizzo del sito internet del partito, più la faccia del candidato premier, oppure città più sicure, 4. Quello della scuola era chilometrico per i nostri usi e costumi, però in quel caso fare meno era impossibile. Quindi da questo punto di vista, a mio avviso, il fatto appunto non siamo americanizzati, è il sistema di voto, cioè la regola del gioco, che determina come tu giochi. Prima, quando si votava in modo diverso per appartenenze culturali e ideologico e si votava sostanzialmente il partito, non un candidato, perché non si sapeva chi sarebbe stato il Presidente del Consiglio, né si sapeva da chi sarebbe stata formata la coalizione, se era il pentapartito, il quadripartito, il tripartito più due che davano l'appoggio esterno, se era un governo di minoranza, cioè cose che mi rendo conto sono ignote alla maggior parte di chi qui oggi, perché sono di un'altra era fa, però il cambiamento imposto dalla regola elettorale e dall'avvento di un uomo come il nostro leader, che ha portato questa personalizzazione, diciamo, al suo momento topico, e io credo facendo bene alla politica, perché rendendo chiara la scelta fin dall'inizio e in questo modo sottoponendosi realmente al giudizio degli elettori prima, durante, ma soprattutto dopo. Quindi
siamo, diciamo così, non americani ma amatriciani. Io considero l'America sicuramente come il luogo dove imparare, il luogo del futuro. Sono d'accordo con te ora nel fatto che mentre negli Stati Uniti tutto il ruolo del consulente politico ora si basi moltissimo su analisi dei dati, big data. Nel mio caso, ad esempio, c'è tutta una nuova sezione che è il neurostorytelling, ovvero siccome la comunicazione politica diventa sempre più fondata e incentrata sulle emozioni, l'utilizzo appunto comunicativo delle parole è in grado di suscitare l'impatto emotivo più forte possibile. Mi viene in mente la convention di Obama a Denver nel 2008, in cui la gente piangeva veramente, si sentiva parte, si sentiva di stare scrivendo una pagina della storia, quindi sicuramente modello cui guardare. Volevo confrontarmi un attimo con Dino, sono d'accordissimo con te sul fatto dei dati e dei sondaggi. Forse non sono ancora stata abbastanza chiara nel spiegare storytelling, storia e il mio lavoro. Io per storia non intendo la storia biografica o del candidato, intendo qualcos'altro, intendo per esempio le elezioni europee vinte nel 2014 sono fondate su uno schema narrativo poi declinato in tantissimi modi che io ho rapidissimo, il derby tra rabbia e speranza. Quello è stato lo storytelling. Cosa mi servono i sondaggi, i dati? Servono a scandire. Hanno una funzione drammaturgica nella mia storia. Per me i sondaggi sono come l'agenzia di rating per il mio lavoro, mentre quelli i sondaggi dimostrano ogni giorno sono per me il riscontro della fiducia di cui il candidato politico gode. E come quindi impostare la puntata successiva, non ci si può mai fermare. Sulla analogia differenza Italia-Stati Uniti, io penso che Obama abbia sicuramente ispirato moltissimi di coloro i quali fanno il nostro lavoro, ma ha anche creato un malinteso abbastanza clamoroso. Cioè l'idea che, faccio un esempio diciamo, diretto per farmi capire, che se io faccio la foto fuori dalla Casa Bianca col cane, allora automaticamente sono un bravo presidente o un bravo politico. Ci siamo, molti di noi, molti anche analisti, si sono fermati alla superficie, hanno visto una cosa pop, e ha detto che okay, la portiamo anche in Italia, funzionerà uguale. Però parte il sistema presidenziale che orienta chiaramente e personalizza moltissimo la comunicazione politica. Il contesto di riferimento, la fiducia nei confronti delle istituzioni, rende questo parallelismo, cioè l'automatismo della sovrapposizione assolutamente sbagliato, secondo me. Cioè l'idea che appunto prendo un modello da un altro contesto, che sia gli Stati Uniti o la Cina o qualsiasi altra cosa, lo applico in un'altra nazione e funzionerà uguale. Penso che la comunicazione politica sia assolutamente legata alla cultura in cui viene effettuata. Questo vale sia a livello di campagne nazionali che a livello di campagne locali. Quindi da questo punto di vista, forse tra le tante cose che possono essere di ispirazione per l'Italia, la superficie, ciò che vediamo, è forse quella che mi ispira di meno, a cui fare meno riferimento. Ci sono due cose invece interessanti della comunicazione politica americana. Uno è il metodo, che è la cosa che certamente copierei in pari. Appunto vorrei poter dire, anch'io lavoro in uno staff che ha una pagina di Word per dire chi fa cosa nel dettaglio, sarebbe molto diciamo, anche tranquillizzante, si dormirebbe meglio la notte, ci sono una serie di vantaggi incomparabili. E questa è la prima cosa, quindi l'idea che le macchine elettorali siano strutture complesse in cui ognuno ha delle responsabilità, delle deleghe, dei ruoli, dei limiti, delle professionalità. Questo sicuramente è una parte che farei mia. L'altra componente interessante e sottovalutata, soprattutto di Obama, è la parte istituzionale del suo lavoro, cioè non l'aspetto elettorale, ma la comunicazione istituzionale, il giorno dopo giorno. Obama fa una cosa semplicissima da un punto di vista tecnico, ma quasi impossibile da vedere in Italia, fa il discorso alla radio del sabato. È una tradizione che fanno tutti i presidenti degli Stati Uniti da sempre, e io lo uso come arma di persuasione per convincere i politici italiani che forse in prendersi un impegno settimanale con gli elettori, no? Se lo fa Obama forse lo possono fare anche loro. Eppure non è un meccanismo che passa tanto facilmente. C'è l'idea che la comunicazione istituzionale, e quindi il comunicare la politica anche dopo che si è vinto le elezioni o lontano dall'appuntamento elettorale, sia una disciplina che ha la stessa dignità, anzi forse una dignità addirittura superiore rispetto alla comunicazione politica. Questo in Italia non accade perché manca la cultura della comunicazione istituzionale, perché c'è anche una sorta di cortocircuito che si è creato, per cui se è un sindaco in carica a spendere dei denari per fare comunicazione, allora sta sprecando soldi pubblici e quindi è complicato far passare questo messaggio. Però certamente questa è la seconda cosa che
dagli Stati Uniti proverei a portare qui. Ripeto, la cosa di cui si parla di più è la cosa che probabilmente è più sopravvalutata, è la cosa che farei meno. C'è stata la foto bellissima a Pasqua con Obama che guardava, era Washington di spalle con un coniglio. Immaginate un qualsiasi politico italiano, fate voi l'associazione mentale libera con la stessa foto di spalle con un coniglio accanto, e immaginate i commenti che gli arriverebbero su Facebook. Evidentemente non funziona, non si può sovrapporre, è un meccanismo che non si può sovrapporre. Allora, noi stiamo parlando ormai da un'ora, quindi io farei un'ultima rapida domanda, dopodiché se c'è spazio per qualche intervento e domanda dal pubblico, ben venga, e ne farei un po'. Prendo spunto da una cosa che diceva Dino, che trovo molto molto interessante. Dino ha detto che il consulente e la comunicazione incide significativamente nel 5-7% dei casi. Io molto provocatoriamente vi chiedo, ma servono quindi gli spin doctor? Quanto serve la comunicazione politica se nei fatti incide così poco? E questa è una domanda che faccio a tutti, a loro due perché Dino l'ha già detto, chiedo, secondo voi invece, se doveste dire in modo molto generico, quanto incide proprio a livello di percentuale, in quante campagne incide il lavoro del consulente, come lo direste? Perché c'è un vecchio detto che dice che il 90% delle campagne elettorali ha un esito già scritto prima della campagna elettorale, prima dell'inizio della campagna elettorale. E chiuderei così con questa domanda, dopo lascerei un po' di spazio al pubblico. Non so rispondere, perché non essendo un consulente non ho idea, nel senso che, come ho cercato di raccontare, noi siamo un gruppo di lavoro legato a una persona, e quindi non c'è un allenatore, un giocatore, no? Per cui onestamente non lo so, per quell'intimo legame appunto che c'è tra il leader testimone, il programma e il linguaggio. Noi, praticando sempre quello in tutte le dimensioni, inventando cose tipo una storia italiana o la crociera della nave azzurra per i regionali del 2000, o i manifesti taroccati online per primi nel 2001, che cosa? Non lo so, onestamente non so rispondere, non appartenendo a quella categoria. Era provocatorio, infatti. Ma io sono un ignorante, provocato, ma ignorante resto, quindi non lo so. Questo ora lo chiedi a me, io ti direi forse una cifra un po' più alta rispetto a quello, alla previsione che ha dato Dino, non so. Non so quanti, no, ma io poi non so dirti quanto, sicuramente di più. Poi dipende dalle situazioni. Mi piace citare questa battuta di House of Cards: non vogliamo cambiare il mondo, ma vogliamo recuperare 5 punti nei sondaggi. Lì sicuramente incide molto. Tu dicevi, appunto, se contiamo così poco, serve? Io penso di sì, perché comunque in una struttura complessa come quella della campagna elettorale servono i comunicatori, come serve un buon organizzatore di campagne elettorali. Ho visto campagne elettorali naufragare a colpa di problemi organizzativi o organizzatori che le hanno vinte quasi da soli, di avere quasi più meriti degli amministratori o dei comunicatori. Quindi penso che sia fondamentale, come buona parte dei pezzi che compongono una macchina, però penso che nell'analisi delle campagne elettorali, della comunicazione politica, il nostro ruolo sia complessivamente sopravvalutato, dai media soprattutto. C'è qualche domanda? No, non so se ci sono. Sì, ok, c'è il microfono. No, volevo sapere come giudicate dal punto di vista comunicativo, appunto, la richiesta fatta da Beppe Grillo nel suo posto di non nominare più Matteo Renzi. Chi inizia? È difficile rispondere a questa domanda senza sapere qual è l'obiettivo. Cioè, se l'obiettivo... Provo a fare un esercizio di astrazione, quindi vale, cioè, qui lo dico e qui lo nego, nel senso che non è detto che sia una riflessione corretta, perché potrebbero essere sbagliate le premesse. Se l'obiettivo è fare l'opposizione per tutta la vita, secondo me è la migliore scelta che potessero fare.
Se l'obiettivo è provare a governare, francamente è una scelta che mi suona strana, la negazione dell'avversario. Non ha funzionato nel 2008 con Veltroni, che diceva, parlava dell'esponente politico dello schieramento a me avverso, mentre Berlusconi diceva tre lettere, quindi diciamo, l'ha detto lui, aboliremo l'ICI, fine. Cioè, fai un tweet, funziona alla grande, fai tutti che ritweet. Quindi questa è la mia analisi. Quindi potrei rigirarti la domanda, secondo te il Movimento 5 Stelle vuole fare l'opposizione per tutta la vita o vuole governare il paese? Bisognerebbe chiederlo ai principali. Non c'è niente da dire. D'accordissimo con Dino, completamente. La negazione dell'avversario dipende da cose finalizzate, in questo caso credo essere l'opposizione per sempre. Fondamentale in una storia è costruire soprattutto l'avversario, deve essere una scelta di campo definitiva, quindi senza avversario, senza nominarlo, escludendolo, è un limite. Il 7 maggio in Gran Bretagna ci sono elezioni generali, sto seguendo un po' da vicino la vicenda, sto anche facendo un po' di campagna elettorale, un po' come ha fatto Giovanni per Obama nel 2012, no? Quello che sorprende, almeno comparando con come facciamo campagna elettorale noi, è il metodo di queste campagne, che sono fatte molto più porta a porta. Ci sono questi gruppi di volontari che vanno appunto porta per porta, bussano, parlano, hanno l'obiettivo di fare delle discussioni, proprio il loro obiettivo alla fine della giornata è fare un tot di chiacchierate con i potenziali elettori. Perché noi non facciamo questo? Un mio pensiero al riguardo è: c'è molto più clientelismo nella nostra politica e quindi non ci conviene adottare, o i politici sono restii ad adottare questo metodo. Poi un'altra domanda è possibile una strutturazione, un adottare appunto il metodo delle campagne americane, soprattutto proprio a livello industriale, con un metodo e una separazione delle responsabilità anche in Italia nel prossimo futuro? Comincio dalla seconda. Noi quando eravamo bravi abbiamo lavorato così, cioè attorno al tavolo ognuno aveva le sue responsabilità e quindi si può fare. La prima domanda sulle elezioni nazionali, siamo diversi, cioè, noi che viviamo tradizionalmente sul voto d'opinione, però siamo diversi, cioè arrivi appunto comunicando, usando i grandi media, quel tipo di ragionamento, di azione noi l'abbiamo tentata nel 2013 usando il web. Non so che normalmente si dice che noi siamo scarsi sul web, eccetera, eccetera. Però siccome come Jessica Rabbit non è così, solamente che ci disegnano così e organizziamo per il prossimo anno un momento unicamente dedicato a raccontare quello che abbiamo fatto sul web, quello è il luogo dove noi abbiamo tentato quello, cioè attraverso forzasilvio.it una mobilitazione del singolo che diventasse, dotato di strumenti distribuiti unicamente per via digitale, diventasse un ambasciatore digitale e anche evidentemente offline nei confronti dei suoi vicini. Allora, questo è la cosa che più si avvicina a quel modello lì. E io non so dire quanto abbia funzionato. Ho visto che parecchie migliaia di persone registratesi in Forza Silvio erano molto contente e attive, per cui insomma, è da vedere, ma il dato di fondo è un po' quello che abbiamo detto un po' tutti, cioè che importare to cure un metodo che funziona in un altro paese con altre tradizioni, io immagino che se, non so a Perugia, ma a Milano dove io vengo, se ci fossero queste persone che, a parte già che ti aprono la porta, sarebbe un problema. Ma il secondo punto, rischi che ti menino, perché cioè, nel clima, però vi assicuro che noi abitiamo con la mia famiglia in estremissima periferia dove siamo nati. A Milano la nostra casa è la penultima casa della città, a sud, quando il nostro governo mise i militari nelle periferie, fu una delle prime vie a averla, non perché ci abito io, ma perché per così c'è bisogno. E, però ogni tanto arrivano dei simpatici giovanotti di lotta comunista
che suonano la porta e ci portano la lotta comunista. Quindi si può, diciamo, si può fare, poi non so l'esito elettorale per la lotta comunista quale possa essere. Sono assolutamente d'accordo con te. Sull'otto comunista, specialmente sull'otto soprattutto comunista. No, questo, quello del porta a porta, door to door, sarebbe per esempio per il lavoro che faccio io, cioè il storyteller, fondamentale. Come diceva Dino, io devo costruire una narrazione, una strategia per quel 47% di italiani, quindi di solito io lo faccio da pazza fermandomi nei tavoli dei ristoranti, alle stazioni o sul treno, chiedendo tu che ne pensi di, ricevendo in questo modo le risposte. Viceversa, importare il modello in Italia la vedo difficile, la vedo impossibile attualmente. Allora, sul perché non si fa in Italia, penso che i motivi siano fondamentalmente due. Il primo è legato al fatto che, parlo di me, è una questione metodologica, della struttura organizzativa. Non si fanno perché non ci sono i budget per farlo. Immaginate una campagna elettorale molto costosa, quante polemiche scatenerebbe in Italia. Non dimentichiamoci mai che, ad esempio, nei regolamenti delle primarie, appunto, il tetto di spesa delle primarie nazionali, Renzi, Cupro, Civati, da 200.000 euro per fare campagna su tutto il territorio nazionale, inclusi tutti i costi di consulenti, costi dei materiali. Obama ha speso $1 miliardo per fare la campagna del 2012, cioè, diciamo, parliamo di ordini di grandezza leggermente diversi. E ovviamente la connessione denaro-politica in Italia è una connessione che porta con sé una quantità di controversie indefinite. C'è anche un'altra componente che però dobbiamo verificare, cioè che non si fa una campagna elettorale nazionale, diciamo, serena dal 2006, cioè da 2008 cade il governo, poi tra 2008 e 2013 cambio di governo, successo di tutto. Vedremo nel 2018, se non si va a votare prima, che cosa succederà dopo 12 anni dall'ultima elezione normale, se magari ci sarà il tempo per pianificare determinate azioni, determinate strategie. Anch'io ho delle perplessità. Sul porta a porta penso ci siano anche qui due ordini due ragionamenti da fare. Il primo riguarda una questione di cultura del dato, cultura del database, come volete chiamarlo, per cui non c'è l'abitudine a riflettere, a ragionare, a raccogliere i dati dei tuoi elettori. Pensate al patrimonio buttato nel cestino dal centro-sinistra del 2005 e 2015 con tutte le primarie che sono state fatte, milioni di anagrafiche mai messe in ordine, mai categorizzate, mai verificate, nulla, cioè è un database infinito, praticamente mai utilizzato, sarebbe stato forse il più grosso database europeo di un partito, preso, buttato nel cestino. Prima cosa, quindi mancanza della cultura del dato. Secondo, tra livello locale e livello nazionale ci sono, secondo me, enormi differenze. Cito un mitologico consigliere comunale del PD di Bari, della mia città, ora ritirato, che si chiama Emanuele Martinelli, che è stato eletto ininterrottamente per 5 legislature, con la stessa faccia sul manifesto, sempre la stessa per 25 anni, con lo slogan, forse tra i più belli che io abbia mai visto in campagna elettorale, che era "lo slogan non serve", e accogliendo tutti i giorni della sua vita, per 2 ore al giorno, dalle 17 alle 19, i suoi elettori in uno studio in periferia. Quello è il suo metodo. Ed è sempre stato il più suffragato in Consiglio Comunale da quando ha messo in piedi questa storia. Quindi il porta a porta si fa in modo bizzarro, spesso questo tipo di raccolta del consenso viene, diciamo, chiamata appunto il RAS locale, che ha annette voti, cioè c'è anche qui di pregiudizi spesso fondati negativi su chi raccoglie il consenso in questa maniera, però è il motore di gran parte delle storie locali e dei racconti locali, perché appunto se non ci fossero i Martinelli di turno, magari noi la bella storia di Emiliano e Petruzzelli non avremmo potuto raccontare, perché poi avremmo dovuto avere a che fare con problemi molto più contingenti. Però si fa il porta a porta a livello locale, appunto lo slogan non serve in quei casi. Su questo aggiungo una cosa anch'io, perché quando sono poi tornato dall'esperienza di Obama, Dino lo sa bene, io ho veramente il pallino del porta a porta, l'ho trovato un'esperienza incredibile, soprattutto per quello che riguarda i feedback, per quello che sono le reazioni delle persone che vengono contattate. Io ho provato in ogni modo in Italia a sperimentare il porta a porta in qualche campagna che ho seguito, e devo dire che alla mancanza di cultura del dato che cita Dino va aggiunta la mancanza di cultura dell'attivismo e della mobilitazione. Nel senso che quando viene proposto il porta a porta, generalmente la reazione è una reazione di paura delle reazioni dei cittadini, di quando si suona il campanello, c'è paura di chi ti apre la porta.
Secondo me nei casi in cui l'abbiamo sperimentato, in piccoli casi, non è andato male, le reazioni sono state buone, questo significa che ci sarebbe quantomeno la possibilità di farlo, non ci sono reazioni così negative come ci si può aspettare. Però manca la cultura del dato, manca la cultura del database, manca la cultura della mobilitazione. Farei un'ultima domanda che poi tra 10 minuti dovremo chiudere. Ce ne sono due, facciamo le due, le raccogliamo una dopo l'altra. Io ho una domanda su qual è l'importanza dell'orientamento politico nello scegliere lo spin doctor, cioè esiste un fattore di orientamento politico oppure no? E mettiamo insieme anche l'altra domanda così. Io volevo fare anche un'osservazione riguardo le campagne porta a porta. A me è capitato di fare campagne porta a porta l'anno scorso per le elezioni in Inghilterra, europee e locali. Oltre appunto a quello che dicevate voi, il porta a porta serve anche per esempio però a risparmiare risorse, per esempio dalla mia esperienza. Perché se tu per esempio io per esempio lavoravo per i Liberal Democratici, se tu vai da una persona di cui non sai nulla e scopri che per esempio voterà laburista o vota da sempre conservatore, sai che non dovrai più spendere risorse per targetizzare quel tipo di persona e cercare di convincerla. Quindi da una parte sì, è una spesa, ma diciamo una spesa che fa risparmiare anche soldi magari in futuro. E riguardo lo storytelling di cui parlavamo prima, volevo chiedere com'è possibile che Monti per esempio ha fatto quella diciamo comparsata televisiva con il cane sulle gambe e come è stato possibile il fatto che i consulenti di comunicazione di Monti, che pure erano americani mi sembra, hanno fatto un errore così clamoroso e non hanno capito che non era congruente con la figura di Monti, che era la figura di un tecnico, avere un cagnolino sulle gambe. Facciamo un giro. Allora, devo salutarti ufficialmente. No. Allora, la mia amica Adriana ha fatto una bella domanda. Io conosco, ripeto, non essendo, avendo la storia che ho raccontato, io conosco persone a Milano che hanno lavorato con noi, hanno lavorato con la sinistra, perché è un fatto di professionalità, per cui la propria appartenenza politica viene messa da parte perché è un lavoro. Sul porta a porta è vero questo aspetto. Io credo, come ho detto prima, noi abbiamo tentato con Forza Silvio, penso che per l'Italia l'online possa essere il luogo. Se uno si costruisce un database di sostenitori propri certificato per poter tentare una cosa a livello di elezione nazionale. E l'ultima, su Monti, lo storytelling. La campagna elettorale è un abito su misura del candidato e su misura della realtà nella quale tu vai a impattare. Probabilmente, non lo so, gli americani hanno pensato di fare gli americani. E aggiungo, sono arrivati con troppo poco tempo, perché sono arrivati, se ricordo bene, proprio negli ultimi mesi, 2 o 3 mesi. Era impossibile capire per loro la realtà italiana, peraltro con un partito nuovo, un candidato nuovo che mai si era cimentato in elezioni, quindi non aveva un'esperienza propria da trasmettere. E allora da questo punto di vista può succedere che appunto fai l'americano e non fai la matriciana. No, e in Italia devi fare la matriciana. Parto da Monti, sono d'accordo con te, credo dipendesse da questo. È molto difficile già in Italia, per esempio, lavorare su campagne regionali che, appunto, in regioni che non sono la nostra, già è difficilissimo. Mi immagino avere questi consulenti americani che hanno provato ad applicare forse una ricetta che negli Stati Uniti può funzionare e qui è stato fallimentare. Ora, tra realtà percepita, si sono dimenticati praticamente i risultati del governo Monti, ci si ricorda tantissimo del cane in braccio della Vignardi. Riguardo alla porta a porta sono d'accordo con te, soprattutto con Dino, e la mancanza della cultura del dato, anche questo è uno dei limiti più grandi, secondo me, della strategia politica italiana.
E per quanto riguarda la domanda sugli orientamenti politici, nel mio caso io ho iniziato per passione per Matteo Renzi e io facevo altro prima, cioè sono laureata in lettere classiche, facevo la grecista, ho voluto farlo per passione. Parto dalla seconda domanda, che è più semplice, poi andiamo sulla prima, che è più complicata. Già detto praticamente tutto Antonio, cioè è anticipato in qualche modo io prima, l'applicazione di modelli teoricamente validi altrove in un contesto che non c'entra nulla crea quei corticircuiti. Monti secondo me faceva dalla sua differenza con tutti gli altri un tratto distintivo da un punto di vista anche comunicativo, la sua assenza di comunicazione era un punto di forza, era un punto di alterità, di diversità. L'idea che appunto fosse troppo diverso probabilmente ha indotto il consulente ad applicare un modello che apparentemente funzionava ma che nel contesto pratico creava un cortocircuito tra biografia personale e messaggio. Sul tema, noi e io in particolare, che sono il più rompiscatole della comitiva, abbiamo deciso come agenzia, come proforma, di lavorare solamente con il centrosinistra. I motivi sono fondamentalmente due. Uno, che ne dico sempre meno, non perché ci creda di meno, ma perché quando lo dico la gente mi guarda dicendo sei pazzo, cioè perché è una, per una scelta di parte. Però non lo dico neanche più, cioè dicono i politici sono tutti uguali, ma che te frega, tanto rubano tutti, cioè ormai l'atteggiamento medio è più o meno quello quando dico questa cosa. Quindi, ma la tengo per me, la dico qui, tanto non ci vede nessuno, giusto? E allora... e rimanga tra noi. Il secondo elemento è un elemento diciamo più professionale, che appunto ho un limite e so per certo che se non lavorassi per quell'area politica non riuscirei a rendere in termini proprio di ore lavoro, di passione, quello che renderei con un altro. Quindi come professionista sarei peggiore se lavorassi con il centrodestra. L'abbiamo sempre dichiarato, non dirò mai perché non lo penso che sia il modello universale, penso che sia assolutamente legittimo anche l'altro tipo di lavoro, l'altro tipo di modalità, cioè lavorare per tutti quanti i candidati. Chi lavora per tutti ci accusa in alcune circostanze di drogare il mercato a un certo punto di vista, perché ovviamente lavorando per una parte la condizioniamo, accettiamo magari secondo loro anche delle richieste diverse, anche più economiche. E l'altro elemento è che appunto siccome noi siamo in qualche modo dei appassionati tra virgolette, potremmo perdere quel distacco critico che invece il consulente di comunicazione dovrebbe avere quando fa questo ruolo. Quindi ho detto la mia posizione e me la sono anche stroncata da solo, quindi diciamo ognuno di voi liberamente potrà decidere qual è l'orientamento più corretto. Ecco, io concludo ringraziandovi con un piccolo appunto sul caso Monti, perché è un caso, come dire, di scuola. E secondo me io non me la sento di imputarlo come errore del consulente, quello è un classico errore della mentalità italiana di assumere un consulente, un'agenzia per curare una campagna elettorale un mese e mezzo prima del voto. Se lo si fa assumendo un'agenzia straniera non c'è il tempo per fare quella che è la prima parte della campagna elettorale, cioè l'analisi dello scenario. Un'agenzia straniera che arriva in Italia, anche tra le migliori in assoluto proprio a livello mondiale, e non ha il tempo di studiare lo scenario e il caso italiano, che è molto molto più complesso di quello americano, la politica italiana è molto più complessa, non c'è il tempo di studiare, di conseguenza si applicano le tecniche che si usano nel proprio paese, che non è detto funzionino qui da noi. Detto questo, io vi ringrazio per essere rimasti qui fino alla fine questo pomeriggio, grazie a tutti. Grazie. E...